Philippe Albert, uno dei nazionali, con il numero 5 il 35enne Michel De Wolf, con il numero 6 Jean Wallen, pure lui del giro da nazionale, con il numero 7 Paul Zetterberg, svedese, con il numero 8 un altro olandese, Johnny Bosman, con il numero 9 Philip Agdoren, la rivelazione di questi ultimi tempi, con il numero 10 Bruno Versavel e con il numero 11 Danny Speedy Boffin. Questa è l'allineazione iniziale per quanto riguarda la formazione dell'Anderlecht. Dovremmo avere anche il nome dei panchinari, che vedete sono Peter Maas, l'altro olandese Wim Kooijman, Charles Musond, Mark Emmers e Alain Van Bakel, l'allenatore Johan Boskamp. Lettura dunque dell'Anderlecht con schieramento che vedete De Wolf, quindi una linea di 4, Crasson, Ruijts, Albert e Versavel, 5, anzi 4 centrocampisti e una sola punta, vale a dire Bosman. Un Anderlecht, così ci è stato detto, che dovrebbe adottare una marcatura a zona, cambierà praticamente la formula di gioco. Brevemente la formazione del Milan con Sebastiano Rossi tra i pali, quindi Cristian Panucci con il numero 3, arriviamo a Paolo Maldini con il numero 4, Demetrio Albertini, passiamo al numero 5 che è Alessandro Costacurta, con il numero 6 il capitano Franco Baresi, con il numero 7 Alessandro Orlando, con il numero 8 arriviamo a Roberto Donadoni, quindi a Jean-Pierre Papin che vuole eguagliare i 35 gol di Cruyff e di Altafini in Coppa, quindi Brian Laudrup, e con il numero 11 Marco Simone. Per quanto riguarda poi la panchina dei rossoneri abbiamo Jelpo, Galli, Nava, De Napoli e Massaro, l'allenatore Fabio Capello, tutto è pronto per il calcio d'inizio. Vedete anche lo schema tattico del Milan con il 4-4-2, gara che ha affidato a un arbitro della Bielorussia, vale a dire Vadim Chuk, nato il 20 maggio del 1952. Partita che è iniziata in questo momento, freddo polare in campo, ma grande entusiasmo, grande calore sugli spalti. In azione Versavel, subito attaccato da Albertini, palla riconquistata dal Milan con Simone, ancora sulla destra per Albertini. Nuovamente il numero 4, chiama in azione nuovamente Marco Simone, viene ingabbiato da tre avversari, Bruno Versavel che recupera la palla, lo scambio con Boffin, nuovamente Versavel, all'attacco l'Anderlecht, ha cercato Agdoren, è stato un primo intervento di Donadoni, poi Agdoren che interviene sul pallone, ancora Zetterberg, lo scambio sulla destra, ancora Zetterberg in area e poi c'è un rilancio di Maldini, palla recuperata da Wallen. Scatta la trappola del fuorigioco, l'arbitro comunque probabilmente farà proseguire, ma viene assegnato un calcio di punizione al Milan dopo che la partita è iniziata da 52 secondi. Ma direi che bisognerà stare molto attenti a giocare il pallone con molta tranquillità e non farsi tagliare fuori a centrocampo, visto le condizioni del campo. Sono partiti molto forti, l'Andre che è partito molto forte, ha tentato subito di prendere in contropiede il Milan. Però vedremo nel proseguo della partita, perché non dimentichiamoci che mancando i due contropiedisti, ho visto le partite con lo Sparta Praga, hanno aspettato per poi colpire in contropiede. C'è una rimessa in gioco già effettuata dal Milan, Brian Laudrup prova lo scambio con Simone, sulla destra in posizione defilata c'è Panucci, c'è il cross di sinistro ribattuto, ancora Panucci e ancora un cross di sinistro, Papin prova a fare la sponda per Simone, ancora il Milan in possesso di palla con Simone, viene attaccato da Wallen, prova lo scambio con Laudrup, l'attacco questa volta è portato da Versavel e l'arbitro assegna un calcio di punizione ai rossoneri per l'intervento di Bruno Versavel, 26 anni, ai danni di Brian Laudrup, eccolo qui inquadrato, il giocatore danese del Milan alla sua 19esima presenza in Coppa dei Campioni. 19esima ovviamente globalmente. Il calcio di punizione viene affidato ad Alessandro Orlando quando siamo al secondo minuto e 10 di gara. Batte Orlando, il tiro è forte, la capocciata è di De Wolf, il libero della formazione belga che ha giocato la settimana scorsa in nazionale al pari di altri 4 suoi compagni di squadra contro la Cecoslovacchia. Ancora il Milan con Albertini, anzi è Donadoni, c'è il cross, la respinta è di Bosman in area, indugia un attimo il numero 10 Versavel, ancora Laudrup attaccato da Versavel, il dribbling a rientrare molto bello, ancora Laudrup, Wallen sulla palla, ma il Milan con Albertini, c'è un tentativo di tunnel, Wallen prova a lanciare il numero 11 Boffin, lo attende Costacurta,
la ribattuta in effetti di Costa Curta, arriva ancora Boffin, ancora un altro rimpallo, poi Maldini e poi Panucci che cerca di domare il pallone, non ce la fa, palla in fallo laterale. Ma loro hanno la possibilità con Zettenberg e soprattutto Boffin sulla sinistra di spingere molto, e soprattutto è lui che spinge, e perciò potrebbe essere molto pericoloso in quella fase, è un centrocampista non solo di ripiego ma è anche uno che attacca molto su quella fase. L'attacco di Versavel, si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Buona comunque questa sortita prepotente offensiva di Bruno Versavel, uno dei nazionali, 27 presenze in nazionale e uno dei 5 giocatori attualmente in forza all'Anderlecht, che ha giocato nel 1990 col Malin, che aveva affrontato allora il Milan pareggiando 0-0 sempre a Bruxelles, non in questo stadio. Ecco Baresi che gioca con una protezione, ricordiamo che sono stati praticati 3 punti di sutura alla fronte dopo lo scontro di domenica scorsa con il Napoli. Zetterberg, ecco ancora lo svedese, ancora Zetterberg sulla palla, ma in fuorigioco c'è Boffin, qualche secondo di pausa per noi. Si riprende con il calcio di punizione per il Milan, Panucci ha scambiato con Costa Curta, ecco ancora il numero 5 rossonero, cerca la profondità ma trova De Wolf e poi il portiere De Wild, eccolo qua Philippe De Wild, il successore di Predom in nazionale in queste ultime partite, anche grazie ad un infortunio toccato al portiere del Malin. Il lungo rilancio, cerca di staccare Johnny Bosman, non ce la fa, protegge il pallone e l'uscita del portiere Rossi Paolo Maldini. 4 minuti e 52, 0-0 tra Anderlecht e Milan, la battuta lunga di Rossi, Bruno Versavel, colpo di testa di Boffin, c'è stata la spinta di Panucci e il calcio di punizione assegnato all'Anderlecht, Anderlecht che ricordiamolo è primo nel campionato belga con 24 punti in 14 partite, 3 punti più del Bruges che è secondo, ha una media di 3 gol a partita. Speriamo che non l'attui stasera. C'è stato un errore, Simone che è riuscito a rubare palla, ancora Simone, parte il contrattacco del Milan, ha cercato di sventagliare sulla destra laddove Papen era in fuorigioco, parte Zetterberg, per Zetterberg, buono lo scambio per Versavel, lo affronta Albertini e la palla è in fallo laterale. Ma loro stanno tentando di salire con passaggi molto corti proprio perché non hanno possibilità di cercare Bosman, che è uno che non si muove tantissimo, è fortissimo di testa, il Milan tenta di tenerlo lontano dall'area, ci stanno riuscendo molto bene anche perché Dover è un centrocampista di destra, perciò non hanno molto sbocchi per cercare come in questo momento Bosman. Si è cercato in questo momento Bosman, avete visto che ha avuto la meglio Baresi, la palla è recuperata ancora dal Milan con Costa Curta. Panucci nella zona di Baresi, ecco il capitano rossonero che avanza, ancora Baresi, prova l'appoggio di sinistro per Simone, il controllo è buono, serie di triangolazioni da parte dei giocatori del Milan, ancora Baresi, prova la verticalizzazione cercando sulla sinistra Orlando alle prese con Crasson, si gioca nell'unica zona non imbiancata dalla neve, ancora Crasson alle prese con Orlando, poi De Wolf libera bene scambiando con Riches, ancora Crasson, il tentativo di Agdoren, poi Maldini e nuovamente De Wolf che interviene spedendo la palla in fallo laterale. Maldini viene attaccato fallosamente da Riches, così dice il direttore di gara, eccolo qui inquadrato, Graham Riches, 33 anni, un passato con la nazionale olandese con 13 presenze collezionate, il calcio di punizione per il Milan, 0-0 quando scocca il 7° minuto. La battuta di Donadoni, l'uscita di De Wild, gli applausi del pubblico belga, ancora inquadrato il di Philippe De Wild. Sulla sinistra c'è Danny Boffin, impaccio con il pallone, poi Panucci che aveva ricevuto da Albertini, poi Costa Curta, prova ancora a verticalizzare, stacca Simone, la palla in zona morta, vedete, guadagnata dalla portiere che dà ancora a Bertrand Crasson, prova l'attacco. Scambia con Agdoren, Zetterberg, la palla ancora per Zetterberg,
sulla sinistra per Buffin, ancora Buffin attaccato da Panucci, si porta la palla oltre la linea di fondo e 7 secondi di pausa per noi. Otto minuti e 15 secondi, 0-0 tra Anderlecht e Milan. Panucci, un errore, la palla recuperata da Gianni Bosman, ancora Bosman. C'è stata la ripetuta di Baresi, poi l'intervento di Maldini, Crasson sulla palla. Ancora Maldini, situazione di precario equilibrio da parte dei giocatori in campo. Ne risente un pochino lo spettacolo ovviamente. Ma ovviamente non è ancora decollata la partita, c'è molto timore essendo la prima partita, la possibilità di partire bene. Comunque Panucci non può fare quei passaggi in orizzontale, non esistono, questa è mancanza di esperienza. Soprattutto bisogna andare molto vicini per passare, non si rischia così in difesa. Riprende l'Anderlecht con Albert, poi Wallem, Zetterberg, Paul Zetterberg, sulla destra per Bertrand Crasson. Ha cercato lo scambio con Agdoren, nulla da fare per i biancomalva. Una rimessa in gioco ancora effettuata da Crasson. Ha cercato con una palla lunga Agdoren alle prese con Maldini. L'arbitro assegna un calcio di punizione all'Anderlecht quando siamo al 9 minuto e 25 secondi. Perlomeno c'era il dubbio su questo intervento di Maldini. Secondo me era intervenuto sulla palla, poi ha tentato di far la finta, Zetterberg è scivolato. Calcio di punizione dunque per la formazione dell'Anderlecht, sulla palla il numero 6 Johan Wallem. È dall'età di 14 anni che milita nell'Anderlecht e il Milan sta per predisporre una mini barriera formata da Simone e Papin, palla lunga e c'è il colpo di testa, attenzione a Maldini, un provvidenziale intervento, una respinta un po' sbagliata, poi Zetterberg, la conclusione è ancora una deviazione da parte della difesa del Milan ed è calcio d'angolo, qualche errore ma ci sono difficoltà proprio d'equilibrio. Sì, beh, sono venuti a saltare da dietro, c'era Albert ed erano soprattutto, si vede in queste immagini, c'erano solo due che sul secondo palo che indisturbati ha messo una palla pericolosissima al centro, per fortuna che ha trovato sulla loro strada Maldini. Ha tutto il calcio d'angolo, la respinta di Baresi, prova ad uscire Laudrup, la palla rimane in gioco. Ecco Brian Laudrup, lo affianca Albertini, Laudrup cerca invece la soluzione personale e la palla è stata messa in fallo laterale da Bruno Versavel. Rimessa in gioco, Panucci, colpo di testa, anzi stop elegante da parte di Albert. E poi c'è Costa Curta che va all'inseguimento di Buffin ed è costretto a questo fallo laterale. Beh, Albert è un gran bel giocatore, poi i tifosi del Napoli staranno seguendo questa partita, vedranno che il loro possibile acquisto veramente era un ottimo giocatore. In effetti in un'intervista a Barça Oggi sui quotidiani belgi, Albert ha praticamente lasciato una porta aperta, ha detto visto che Desailly è riuscito a campionato iniziato ad andare in Italia, spero di andarci anch'io, in poche parole. Beh, lo meriterebbe. Wallem, il cross e la palla, abbrancata impresa da Sebastiano Rossi. A proposito di Philippe Albert, da notare che gioca grazie ad un'infiltrazione, ha avuto dei problemi al tendine d'Achille. Laudrup, l'intervento dello stesso Albert che prova il dribbling, Costa Curta, una palla che slitta laddove c'è Orlando. Simone, ha tentato di liberarsi Papin, ma c'è stato il provvidenziale recupero per l'Anderlecht di Paul Zetterberg e palla che finisce nuovamente in fallo laterale. Rimessa in gioco che sta per essere effettuata ancora dal Milan con Panucci. 11 minuti, 12 in questo istante, 0-0 tra Anderlecht e Milan. Papin, l'intervento di Albert, il colpo di testa di Bosman. Poi Albertini alle prese con Buffin, che ha cercato di lanciare in profondità o perlomeno di qualche metro Laudrup, un colpo di testa da parte ancora di Albert, quel Buffin che aveva dato Zetterberg, intervento falloso ai danni dello svedese. Eccolo qui il giocatore svedese che però è assimilato, non è considerato straniero, è uno dei due giocatori assimilati dell'Anderlecht avendo firmato il suo primo cartellino prima dell'età di 17 anni. Il gioco è fermo, qualche secondo di pausa per noi. È ripreso il gioco con l'Anderlecht in possesso di palla. Papin,
è andato al recupero della sfera, ancora Papin, ma Zetterberg se la cava molto bene. Crasson, ancora Crasson, ha cercato l'inserimento Agdoren e poi c'è una buona triangolazione difensiva del Milan, ancora Donadoni, ma ancora il pressing dei giocatori belgi. Buono il passaggio per Agdoren che va al cross e la parata a terra di Sebastiano Rossi. Buon pressing questo dell'anno. Direi proprio di sì, poi questi palloni sono pericolosissimi, messi a tagliare in mezzo all'area. È stato bravo Rossi a tenere fermo il pallone, veramente bravo. La respinta di Baresi, ma è ancora Landerle con Wallem, poi Zetterberg. L'intervento di Maldini, la palla che viene messa in fallo laterale. Noi stiamo assistendo a questo forcing dell'Anderlecht mentre vedete inquadrato Paolo Maldini, per 32 presenze, questa è la 33esima in Coppa dei Campioni. Rimessa in gioco per Bertrand Crasson, la palla che spiove nell'area di rigore, il colpo di testa di Bosman, Zetterberg, e vedete che c'è stato un calcione ma in posizione regolare. Bosman, errore di Panucci soprattutto, ancora una volta sulla destra, era lasciato in gioco Bosman che non se n'è accorto e ha tirato frettolosamente e non accorgendosi ecco, si vede nel replay, Bosman che si gira ma non si accorge di essere in posizione regolare, tira in diagonale, aveva tutto il tempo per tirare meglio. Attraverso queste inquadrature ci sembrava di essere in un palaghiaccio anziché in uno stadio di calcio. Si va avanti con il Milan in azione. Panucci, la palla per Costa Curta, Simone non riesce a servire nuovamente questa curta, Ricies, Albert, il passaggio è nella zona presidiata dal portiere De Wild che ha dato poi a De Wolf, ecco il 35enne De Wolf, un errore, la palla recuperata ancora dal Milan, Laudrup, Simone prova subito la combinazione di prima con Papin, non ce la fa, sembrano più vispi a centrocampo i giocatori dell'Anderlecht, ancora Zetterberg. Era questa volta finito in fuorigioco Agdoren, un giocatore che ha segnato il primo gol in campionato sabato scorso contro la sua vecchia squadra, il Lommel, da dove è stato prelevato all'inizio di questa stagione. Sì, bisognerebbe cercare più di giocare con palloni corti come sta facendo molto bene l'Anderlecht. Non butta via un pallone, anche perché è difficile recuperare palloni su questo terreno, giocando con palloni in profondità l'attaccante è molto svantaggiato. Direi che però ovviamente i due attaccanti del Milan, essendo molto veloci, sono svantaggiati su sto campo con una difesa forte fisicamente ma lenta. Ancora Simone, la palla è per Albertini, prova il tiro abbastanza velleitario dalla distanza in diagonale, eccolo qua Demetrio Albertini, autore di un gol provvidenziale per il Milan nell'ultimo di campionato proprio agli sgoccioli della sfida con il Napoli. Il rilancio già effettuato dal portiere De Wild, Panucci di testa, Versavel, un colpo di testa questa volta di Donadoni, una palla nel mucchio e Albertini alle prese con Wallem, gioco fermo e ancora qualche secondo di pausa per noi. Il cronometro dice 16 minuti e 23 secondi, il tabellone 0-0 tra Anderlecht e Milan. In azione Albert, la fiondata di sinistro a cercare Bosman, lo stacco perentorio di Maldini e il retropassaggio per Sebastiano Rossi. Si prosegue con Costa Curta. Per il Milan è la quarta esperienza a Bruxelles, nel 58 ci fu la finale di Coppa dei Campioni contro Real Madrid perduta in extremis, ai supplementari per 3-2, quindi la sfida con il Malin 0-0 e poi questa iniziata con l'Anderlecht. Comunque i precedenti del Milan sono confortanti contro le formazioni del Belgio, mentre vediamo ancora questa combinazione, un colpo di testa e poi Maldini che interviene e poi Crasson, l'arbitro che interviene e assegna un calcio di punizione. Stavo dicendo che i precedenti sono 6 fino a questo punto le sfide tra il Milan e le formazioni belghe, mentre vedete Fabio Capello, 4 vittorie rossonere contro lo Standard nel 67, il Liers nel 71, il Malin nel 90 e il Bruges ancora nel 90, 2 sconfitte con il Bruges nel 75 e nell'85 con il Waregem. Donadoni, la fiondata, il colpo di testa di Albert. Sulla palla è Johnny Bosman, l'avanzata mentre prova a farsi vedere sulla sinistra Buffon, ma ha cambiato gioco sulla destra per Crasson. Agdoren prova il tunnel su Maldini, poi c'è il recupero di Orlando,
e la palla messa in fallo laterale da Franco Baresi, che evidentemente vuole evitare complicazioni. Eccolo qui ancora il capitano rossonero, è la 32esima presenza in Coppa dei Campioni. Questa esperienza, perché non si rischia niente, non si deve rischiare niente su sto campo. La minima disattenzione viene sicuramente pagata, verrà sicuramente pagata su sto campo. Avete visto un tentativo di Papin, un po' di impaccio nella sua azione, poi Crasson, Donadoni, pure lui scivola, un retropassaggio ancora, un mezzo infortunio da parte dei difensori rossoneri, vedete che allarga le braccia Baresi, evidentemente c'è stato un malinteso. Comunque il secondo calcio d'angolo a favore dell'Anderlecht quando siamo al 18:30, mentre vedete Johnny Boskamp, l'allenatore che lo scorso anno ha preso il posto di Perušović. Loro hanno tre giocatori in area molto pericolosi, Albert, Rucies e Bosman, fortissimi di testa. E c'è Sebastiano Rossi che è stato comunque infastidito da Crasson. Vediamo cosa è successo. Vedete Crasson che ritorna nella sua posizione mentre si è avvicinato al palo, evidentemente. No, è andato a ostacolare. Crasson è andato su Rossi, non ha guardato neanche il pallone, ha avuto un attimo di stizza Rossi, per fortuna è concluso tutto lì, anche se adesso lo ammonisce. Ecco, io in verità vorrei rivedere il replay perché non riesco a capire per quale motivo si tocchi il viso Sebastiano Rossi. Ma perché Crasson gli è andato Ecco, rivediamolo, va. Forse l'ha solo sfiorato, ma niente di particolare. No, non c'è stata assolutamente reazione, però c'è stato il gesto. Direi che Crasson il fallo c'era, sì, diciamo, niente di particolare. Diciamo che uno spruzzo di neve probabilmente. Comunque ammonito Sebastiano Rossi, si riparte con un calcio di punizione per il Milan, ammonito ugualmente comunque l'estremo difensore rossonero. E parte ora il rilancio, la palla nella zona di Crasson ancora, Rucies sulla destra per Agdoren, non riesce a controllare la sfera, qualche secondo di pausa ancora per noi. È ripreso il gioco con un tentativo di Orlando, poi il rilancio di Crasson, il colpo di testa da parte di Costa Curta. Ancora Simone nella zona di Albertini, prova a far slittare, scivolare la palla sulla destra, laddove ha provato a velocizzare il gioco Panucci, servendo Laudrup, ancora Laudrup, scambia ancora con Panucci, prova a convergere Panucci, il dribbling è buono, vediamo il cross, prova a staccare Papin, la respinta di Crasson, palla recuperata da Zetterberg, eccolo qui Paul Zetterberg, ha tentato la verticalizzazione su Agdoren, poi il rilancio di Baresi, Crasson, Donadoni e poi Maldini in anticipo su Zetterberg, ancora Maldini, è stato messo giù da Wallen, comunque l'arbitro ha lasciato correre, intervento poi di Albertini, Bosman, ancora Paul Zetterberg, ecco De Wolf, si cerca sempre il passaggio preciso da parte dei giocatori belgi e questa volta viene ammonito Albertini, dopo Sebastiano Rossi è il turno di Demetrio Albertini. Sì, mi è sembrata eccessiva questa ammonizione, anche se forse è stato punito anche il fallo precedente, ha tentato l'intervento prima Albertini, sempre su Zetterberg, però insomma si vede, come dicevi prima, tu tenta di andare avanti a piccoli passaggi e senza rischiare, senza sfilacciare la squadra, l'Anderlecht. Versavel in posizione di tiro, la ribattuta della schiena di Baresi, dalla sinistra Boffin, interviene ancora Albertini. Dunque nel Milan ammoniti due giocatori, Sebastiano Rossi ed Albertini. Vorrei ricordare che coloro che già hanno collezionato e rimediato un cartellino giallo in passato sono Tassotti, Baresi e Panucci. Viceversa per la formazione dell'Anderlecht ci sono Zetterberg, Van Bakel e Albert. Laudrup, ancora Laudrup, prova il dribbling, ha lasciato praticamente sul plus Albert. Ancora Laudrup, c'è stato un malinteso con Simone, la palla finisce oltre la linea di fondo. Non doveva cercare il passaggio, ma doveva continuare l'azione, sarebbe bastato spostarsi ancora una volta la palla come aveva fatto prima a centrocampo con Albert e sarebbe andato in porta. Simone aveva fatto solo un movimento per lasciargli spazio.
Ancora una bella giocata, avete visto, di Zetterberg. Poi la palla che era stata toccata a Hagdoren, ancora Zetterberg, un ragazzo che è stato prelevato giovanissimo dal Falkenberg, prestato poi al Charleroi, e ora l'Anderlecht lo ha ripreso. Crasson viene infastidito da Simone, poi De Wolf, la respinta, trova all'appuntamento Donadoni, l'apertura è sulla sinistra, ancora Simone prova a convergere, il tiro è eseguito da notevole distanza, crea qualche fastidio, qualche piccola preoccupazione a De Wolf, mentre vedete ancora inquadrato l'autore del tiro, vale a dire Marco Simone. 7 gol per lui, mentre rivediamo ancora la conclusione dalla distanza. Era forse improponibile da quella posizione. Albert, la fiondata a tagliare il campo, sempre 0-0, e il pallone che tranquillamente e lentamente finisce dalle parti ancora del portiere De Wild, mentre vedete che si sta arrabbiando Fabio Capello a bordo campo. Evidentemente non vengono seguite alla lettera le disposizioni del prepartita. De Wilde, il colpo di testa di Hagdoren, palla in out e qualche secondo di pausa ancora per noi. La rimessa in gioco sta per essere effettuata dal Milan quando siamo al 24esimo e 33 secondi, risultato di 0-0. Palla lunga, il colpo di testa di Ruiz, ancora una volta il pallone finisce oltre la linea rossa che determina il terreno di gioco. Beh, sicuramente loro, essendo poi più abituati a giocare sul terreno gelato, hanno capito meglio la partita in questi primi 25 minuti, qualcosa hanno creato, sono ben disposti, perciò il Milan fino adesso non è che sia arrivato molte volte dall'altra parte della porta difesa da De Wild, perciò dovrà stare molto attento. Forse non ci si aspettava un Anderlecht così concentrato e così forte, soprattutto in mezzo al campo. Calcio di punizione per il Milan, già battuto da Donadoni, Donadoni chiamato a Baresi, Costa Curta, ora è il Milan che sta giocando nella metà campo avversaria, ancora Baresi, non c'è grande movimento da parte degli attaccanti, ha provato Simone, l'intervento è stato di Ruiz, ancora Simone che prova ad infastidire l'azione di De Wolf, ma ancora Ruiz, sempre precise le triangolazioni dei giocatori dell'Anderlecht, Bosman, Zetterberg, ancora Crasson, colpo di tacco preciso per Bosman, ecco Johnny Bosman, ricordiamolo campione della Coppa delle Coppe nel 1987, e poi l'uscita di Sebastiano Rossi protetta da Baresi sul tentativo di Filip Hagdoren, che vedete inquadrato in questo momento, 23 anni. Sì, su questo campo poi non ci vogliono smarcamenti di 20-30 metri, ma basta muoversi di 5-6 metri lateralmente per mettere in difficoltà il tuo avversario diretto, che sicuramente spostandosi lateralmente scivolerebbe, perciò bastano dei piccoli spostamenti. La palla è ancora finita in fallo laterale quando siamo al 26-20, con Bertrand Crasson che effettua la rimessa lunga per Bosman, ancora Zetterberg. Buono il disimpegno di Hagdoren, poi Maldini, Baresi. Baresi cerca Simone, solo sfiorata la palla, e all'inseguimento della stessa va Ruiz, Graham Ruiz. Fiondata lunga, Maldini di testa. Donadoni attaccato ancora da Zetterberg, e poi c'è la reazione di Donadoni. Ammonito anche il numero 8. Terzo giocatore ammonito. Comunque secondo me è giusta l'ammonizione, perché c'era sì stato il fallo di Zetterberg, l'aveva già fischiato, c'è stata la reazione a gioco fermo. Secondo me sono abbastanza nervosi, perché già 3 ammonizioni, 2 su tentati falli di reazione, quello di Rossi, quello di Donadoni, il fallo di D'Albertini ci sta perché era centrocampo, un fallo di gioco, ma abbastanza nervosismo. Forse non stanno trovando il bandolo di questa partita e si stanno leggermente innervosendo. Va bene. La deviazione di testa, il colpo di testa a sua volta di Albert, poi De Wild, e ancora una volta il pallone viene sparacchiato lontano in fallo laterale. Eccolo qui De Wolf, anzi non De Wild, e poi c'è un intervento falloso ai danni di Simone, l'intervento falloso di Ruiz, e il calcio di punizione compete al Milan quando siamo al 27esimo e 45 secondi. Sulla palla è Roberto Donadoni,
scambio breve, Simone ha provato a liberarsi, Simone va al tiro, palla ribattuta da De Wolf, ha provato Panucci e ora c'è il contrattacco, Boffin per Savel, l'intervento poi di Baresi, un rimpallo, la palla stoppata elegantemente dal numero 7 Zetterberg, ancora Zetterberg attaccato da Donadoni, sempre por Zetterberg, palla in out e ancora qualche secondo di pausa. ...28 minuti e 25, sempre 0-0, Donadoni che cerca Simone, trova invece lo scatenato, l'indemoniato Zetterberg, evidentemente questo clima gli si addice. Ma ne avevamo parlato molto bene, che avevano detto che era un regista, ma avevano anche detto che era bravissimo a contrastare il gioco dagli avversari, è un giocatore utilissimo in mezzo al campo, veramente. È un giocatore che è la vera rivelazione del campionato belga, è stato il miglior giocatore nella passata stagione ed ha un problema abbastanza grave, diabetico, è costretto a 3 iniezioni di insulina al giorno. Sì, era giocatore del Charleroi, penso, giocato Charleroi, esatto. Charleroi, sì, che poi De Mos non l'ha voluto, a un certo punto l'aveva mandato a Charleroi, direi che insomma, adesso non l'avevo visto 2 anni fa, vedendolo in questo momento direi che merita tutta la fiducia che gli sta dando Bosca. Per Savel. Prova ad attaccarlo Panucci, ancora per Savel, Wallem, arriva Albert dalle retrovie, posizione di tiro, parte il sinistro, anche questo abbastanza velleitario, comunque conclusione effettuata dal numero 4 Philippe Albert, eccolo qui inquadrato, 25 presenze in nazionale, è stato uno dei 5 giocatori del Anderlecht che hanno giocato la scorsa settimana, 2 settimane fa per la verità. Contro la Cecoslovacchia c'erano De Wild, De Wolf, Albert, Versavel e Nilis, che però è squalificato nonché infortunato, certo, in questa partita. Non dimenticandosi poi di Bosman che è nazionale olandese e Crasson che è nazionale under 21, cioè hanno una squadra bottita di nazionale, un'ottima squadra. E Zetterberg che è nazionale svedese. Hai ragione. Si riparte dal risultato di 0-0, siamo alla mezz'ora esatta. Baresi. Albertini ha provato la verticalizzazione su Papin. Papin ci ha ricordato durante il tragitto che ci ha condotti qui in Belgio. Bellissima l'azione di Laudrup. Papin che prova il tiro dalla distanza, ci ha ricordato i suoi precedenti nell'85 quando giocò nel Bruges e giocò per 4 volte complessivamente contro l'Anderlecht, 2 volte in campionato e 2 volte nella partita a spareggio. Furono tutti dei pareggi e alla fine vinse a rigore l'Anderlecht il titolo di campione del Belgio. Abbiamo rivisto la conclusione di Jean-Pierre Papin. Crasson, mentre ancora la regia si sofferma su Papin e mentre il Milan riconquista la palla con una combinazione Maldini e Orlando, sì. Passaggio di ritorno impreciso in mezzo al campo, Simone ha avuto un piccolo problemino con Albert, infatti ho visto che si stava lamentando per l'intervento prima di centrocampo, adesso si è rialzato e ha recuperato. De Wolf, palla recuperata da Agdoren, Wallem, ancora Agdoren, Zetterberg, ancora Zetterberg, deve intervenire per risolvere la faccenda a Costa Curta, c'è stato uno scivolone di Donadoni, Crasson, ancora Costa Curta, Simone, aggancia la palla, ancora Simone, attaccato da Rucies, fallosamente, c'è ancora uno scontro, un po' di nervosismo e un calcio di punizione per il Milan, mentre vedete il direttore di gara... Vadimchuk. Simone non ha voluto la mano di Rucies che gliel'aveva porta, perciò direi che per questo c'è stato il boato del pubblico di disapprovazione. Si riparte al 32esimo con questo calcio di punizione battuto da Baresi, orizzontalmente sulla destra per Costa Curta, poi Panucci in posizione di estrema, il dribbling vincente, ancora Panucci, c'è il cross molto bello, arriva alla testa di Albert, poi c'è una deviazione da parte di un giocatore dell'Anderlecht che era il numero 11 Boffin e c'è il calcio d'angolo numero 1 per il Milan, 2 ne ha battuti l'Anderlecht fino a questo momento e i minuti di gara sono 32 e 20. Ecco Orlando che era già stato in questo stadio con la Sampdoria ma in panchina 2 anni fa quando la Sampdoria perse per 3-2 contro l'Anderlecht in Coppa dei Campioni. L'uscita di De Wilde, sulla palla ancora Orlando, prova il tiro, c'è una deviazione, Papin ha provato l'acrobatica rovesciata, gli è andata male e fischi per lui, per l'ex nemico dell'Anderlecht ai tempi del Bruges ed ora nemico con la maglia del Milan. Vabbè, però c'era un calcio d'angolo perché il tiro era stato nettamente deviato.
rivediamolo. Eh sì, stranamente l'arbitro ha lasciato proseguire. Albert Zetterberg, Maldini di testa, Orlando, ancora Zetterberg, il retropassaggio per De Wolf, scatta il pressing del Milan, Bosman aggancia molto bene il pallone, poi da Crasson, ancora Bosman, De Wolf, apertura tentata sulla sinistra per Boffin, qualche secondo di pausa ancora per noi. L'orologio dice 33 minuti e 40 secondi, il tabellone 0-0 tra Anderlecht e Milan. Panucci attaccato, ancora Panucci, poi riesce a rinviare di sinistro, avete visto, e poi c'è stato l'aggancio arpionato, l'outdrop da Versavel, e c'è il calcio di punizione per i rossoneri, mentre la regia si sofferma ancora su Bruno Versavel, al pari del fratello aveva giocato nel Mechelen, Patrick Versavel, che ora è nel Germinal Ekeren. Baresi, Simone, è stato l'attacco falloso di Albert. Ma sono molto aggressivi anche in difesa, non lasciano sicuramente a nessuno dei due attaccanti di girarsi, perciò diventa poi difficile proporre gioco per gli inserimenti dei centrocampisti. Non c'è uno sbocco, anche perché non gli lasciano il tempo di pensare. Il Milan con Panucci, ancora Panucci, attaccato da Boffin. Prova pure lui un cross, poi Simone si libera molto bene, prova il tiro, sbagliando a mio avviso, perché c'era l'inserimento da destra di Brian Laudrup che non è stato visto da Simone. Sì, c'era stato l'inserimento molto bravo, proprio mentre Simone stava andando sulla palla si era proposto sulla fascia Laudrup, non visto. Inquadrato il portiere Philippe De Wilde, mentre c'è l'incessante incoraggiamento dei tifosi dell'Anderlecht. Lo stadio questa sera, il Kostan van den Stock, fa registrare il tutto esaurito, 28.000 spettatori, un incasso che si gira sul miliardo. La deviazione di Papen, cercando qualche compagno, non trovato. Albert sulla sinistra, Boffin, Versavel, ecco il binario di sinistra, il tandem di sinistra in azione. Ancora Versavel, buono il dribble, l'intervento di Panucci, la palla che finisce in fallo laterale. Ancora per il bianco Malva. Boffin che ha ricevuto ancora da Versavel, poi Albertini che sparacchia lontano il pallone per evitare complicazioni. Con Milan che ovviamente deve ancora trovare il bandolo della matassa del gioco. Milan che soffre, e il terreno e anche l'avversario che sta pressando in modo forse imprevedibile alla vigilia. No, certamente, diamo i meriti all'avversario, però il contropiede non può essere attuato con questo campo, perciò abbiamo detto prima, i giocatori dell'Anderlecht sono molto potenti, fisicamente sono molto forti, però sono lenti e questo campo gli dà sicuramente una mano. Prova la deviazione Papin, Simone, e l'aggancio non è dei più precisi, e Riches riesce a recuperare. Retropassaggio per De Wilde, la fiondata cercando Agdoren, la deviazione, Zetterberg, ancora Zetterberg, ci sono applausi per lo svedesino, cambia gioco sulla sinistra per Boffin, preciso, l'inserimento di Versavel, prova uno scambio, la respinta di Baresi, il Milan in affanno, poi l'intervento di Panucci, la rimessa laterale compete al Milan e l'arbitro questa volta sbaglia, vista che c'era stata una evidente deviazione di Boffin. Certo, bisognerebbe a centrocampo lasciare meno spazio a Zetterberg, perché ha giocato un'infinità di palloni e tutti molto bene. Albert, ancora Philippe Albert, vincitore della Scarpa d'Oro, quale miglior giocatore del Belgio 2 anni fa. È De Wolf che sta per effettuare la rimessa quando siamo al 37esimo e 20 secondi, incombenza poi ceduta a Versavel, Boffin, Bosman. In acrobazia era Costa Curta, in fuorigioco nettissimo è Boffin, e vediamo se l'arbitro va ad ammonirlo. Nel frattempo noi ci fermiamo per alcuni secondi.
Tutto normale, si prosegue al 37esimo e 50 secondi quando siamo sul risultato di 0-0 tra Anderlecht e Milan, prima partita del gruppo B della Champions League. Albert, Versavel, gli ruba la palla a Laudrup, ancora Laudrup, se ne va sul fondo, c'è un cross e c'è una deviazione, pareggiato il conto dei calci d'angolo, due per parte e sarà probabilmente Alessandro Orlando che andrà a battere alla sinistra del portiere De Wilde. Ma anche su questi calcio d'angoli poi abbiamo visto sono fortissimi di testa, c'è sempre Papin che va a disturbare De Wilde sperando che la palla possa ricadere in quella zona per colpirla. Orlando, la palla è messa in mezzo, c'è stata la ribattuta da parte di Wallem, ancora Wallem, palla lunga cercando Boffin, l'intervento di Costa Curta nella zona di Laudrup, prova Laudrup il dribbling, ancora Laudrup, saltati due avversari e poi è stato messo giù in modo abbastanza deciso ancora da Albert, dicevo vincitore del premio quale miglior giocatore del Belgio due stagioni or sono. E questo era un fallo d'ammonizione però, allora si è ammonito prima Albertini, doveva ammonire sicuramente anche Albert. Abbiamo rivisto il fallo commesso ai danni di Laudrup, c'era stata una conclusione nel frattempo di Donadoni ma era finito in fuorigioco un suo compagno, mi pare trattarsi di Papin, per questo motivo l'arbitro, vedete, concede un calcio di punizione all'Anderlecht. Anderlecht che disputa la sua partita numero 199, anzi la numero 198 nelle coppe europee. Zetterberg, ancora Zetterberg, prova con un pallonetto a cercare Boffin, ha trovato invece le mani protese del portiere Sebastiano Rossi. Ecco il rilancio del portierone del Milan, l'intervento di Ruiz, lo stop è preciso, prova a lanciare lungo nella zona di Agdoren, poi Donadoni e Maldini, poi Maldini che butta lungo, Papin, ancora Papin, prova a saltare De Wolf, non ce la fa, è De Wolf che gli ha messo la palla in out. Simone scambia con Orlando, ancora Orlando, Papin prova a deviare cercando Laudrup, poi Wallem che ha evitato l'intervento di Albertini, poi ancora Zetterberg, subito di prima per la corrente Crasson, ancora Crasson, centralmente per Wallem, per Savel, retropassaggio nella zona di De Wolf, in questo momento è tutto l'Anderlecht nella metà campo del Milan, per Savel, buone le combinazioni, Zetterberg sta preparando il tiro, poi ha cercato una deviazione sulla destra e l'arbitro segna un calcio di punizione per fuorigioco del numero 9 Filip Agdoren. Dicevo prima che statisticamente è la 198esima partita per l'Anderlecht, invece il Milan ha segnato finora 299 gol nelle coppe europee, per cui manca il gol numero 300. Panucci, Laudrup, ancora Laudrup, ha tentato il dribbling, è andata male, Boffin, ancora Zetterberg, lo affronta Donadoni, retropassaggio per Ruiz, scatta il pressing, pallone per De Wilde, calcia lungo, arriva Baresi di testa, era in fuorigioco nel frattempo Donadoni che rientrava e c'è il calcio di punizione che deve essere battuto dall'Anderlecht ma dalla esatta posizione di battuta. E De Wolf, ecco Michel De Wolf, ha 35 anni e è stato compagno di squadra nel Molenbeek dell'attuale allenatore Boskamp. Albertini prova a lanciare lungo per Laudrup, scatta il contropiede del Milan e De Wolf che prova ad infastidire l'azione del danese, ancora Laudrup, non ce l'ha fatta a superare l'anziano numero 5 ma gladiatorio De Wolf. Gli ha rubato il tempo, è stato molto bravo, un intervento difficilissimo secondo me su sto campo. Versavel gioca molto bene, Boffin, ancora Boffin, prova ad andarsene, chiede collaborazione a Versavel, trova Donadoni, poi Albertini e non ce la fa Laudrup a mantenere il pallone in gioco. In questa situazione si vede la penalizzazione dei giocatori meno avvezzi a questo terreno, anche se Laudrup essendo danese dovrebbe essere abbastanza abituato. Direi di sì. Albertini che ha toccato per Papin, Simone, ancora Papin,
Donadoni per Maldini, poi Maldini che cerca Simone, ancora Simone, lo attacca Ruiz, arriva Papin, provano la combinazione, ancora Simone e poi l'intervento di Albert e si difende bene con la sua zona sporca l'Anderlecht. De Wolf. È sempre 0-0 quando mancano due minuti al termine del primo tempo. Wallem. La fiondata di Wallem cercando Agdoren, trovando invece Maldini. Zetterberg ha cercato di far viaggiare Crasson e poi Baresi, sempre molto diligente, esegue il compitino, ma è quello che bisogna fare in certe situazioni. Ma giustissimo. Eccolo qui ancora Baresi. È un grande giocatore proprio per quello. Sa quando la deve giocare. Ancora Zetterberg. Prova ad ingaggiare un duello con Maldini e poi fa finire il pallone oltre la linea di fondo quando siamo al 44esimo minuto. Eccolo qui Por Zetterberg, 23 anni. Risultato che è sempre di 0-0. Sì, un po' calata la partita, anche l'Anderlecht è calato il ritmo, non ha più creato niente, direi che è partito molto forte nei primi 20 minuti, poi anche adesso il Milan ha trovato le sue contromisure, perciò ha bloccato tutti gli inserimenti dei giocatori, soprattutto il centrocampo che è il loro reparto secondo me migliore. Anche perché i 22 in campo sentono che si sta avvicinando alla fine del primo tempo, evidentemente poi cercheranno le contromisure tattiche da studiare nell'intervallo negli spogliatoi. Crasson, Boffin, c'è un cross, Maldini, Zetterberg e poi prova dalla distanza Zetterberg, forse c'erano deviazioni, sicuramente, anzi, e c'è il calcio d'angolo numero 3 per la formazione dell'Anderlecht. Diciamo che un calcio d'angolo forse regalato da Maldini che non ha lasciato scorrere la palla, ha respinto di testa. Ma io dico sempre che lì è... deve essere l'uomo dietro, perciò in questo caso il portiere che gli deve dire di lasciare la palla, lui non ha visto l'avversario dietro. Calcio d'angolo numero 3 per l'Anderlecht, 44 minuti 45 in questo istante, sempre parità 0-0. Zetterberg, Baresi che mette fuori, Laudrup sulla palla, c'è l'avanzata di Laudrup, prova a fare movimento senza pallone Albertini, ma c'è l'anticipo di Speedy Boffin. Simone, ancora Simone, ha fatto cadere Wallem, Laudrup prova a lanciarsi in velocità sulla destra e invece Simone che va a cercare Papin, alle prese con Ruiz che gli tocca il pallone quel tanto che basta per evitargli l'intervento. Agdoren alle prese con Donadoni. Di testa sono insuperabili lì, anche nei lanci in profondità sono disposti benissimo. Sono insuperabili anche perché i giocatori del Milan non sono fortissimi di testa in attacco. Beh sì, però quando prendi due metri devi essere bravo a colpirlo in difficoltà. Crasson ha provato il dribbling su Orlando, ha guadagnato una rimessa in gioco con le mani. 46 minuti in questo momento, c'è il controllo del cronometro da parte di uno dei collaboratori dell'arbitro, Ciuc. È Crasson che esegue la rimessa in gioco. Osman e Maldini, alla meglio rossonero. E l'arbitro in questo momento decide di chiudere la prima frazione di gara, prima partita dunque della Champions League, primo tempo tra Anderlecht e Milan, 0-0, partita giocata su un terreno abbastanza impossibile, come avete visto coperto da una bianca coltre di neve. È tutto per il momento, ci risentiamo tra alcuni minuti. Campioni. Sarà il Milan a dare il via alle ostilità in questo secondo tempo e ci accorgeremo fin dalle battute iniziali se qualcosa sul piano tattico o comportamentale è cambiato in questo secondo tempo, se ci sono state nuovi ordini di scuderia nell'intervallo. Dunque il Milan dà il via alle operazioni con la coppia d'attacco formata da Papin e Simone. Sono partiti. Panucci per il Milan. Palla lunga, Simone, la deviazione cercando Papin, ancora Papin, domato il pallone, chiamato in azione ancora Simone, qualche difficoltà sempre nel mantenere la sfera a causa di un precario equilibrio e c'è stato un intervento falloso di Wallem ai danni di Brian Laudrup, mentre vedete Johnny Boskamp, il tecnico, pensate, è stato il primo giocatore straniero a vincere in Belgio il titolo di miglior
giocatore del campionato. Aveva vinto anche una Coppa UEFA nel 73 con il Feyenoord. De Wild. Palla lunga, lunghissima. Va a staccare Bosman, manca l'aggancio Zetterberg. Recupera per il Milan Orlando. Intervento falloso di Riches ai danni di Papin. Vedete che c'è proprio un interscambio in marcatura tra Riches e Albert, che non si occupano di un giocatore deciso prima della partita, ma prendono praticamente quello che arriva nella zona di competenza. Esattamente, sono cambiati molto spesso loro due e soprattutto lo seguono dovunque vada, perciò non lasciano spazio, assolutamente nessun spazio, anche se retrocedono a centrocampo. Laudrup, ancora Laudrup, poi c'è il recupero di Versavel. De Wolf colpisce Versavel, Laudrup ancora, prova la rovesciata, portiere De Wild senza problemi. Timido tentativo d'attacco del Milan. De Wild che rilancia. Costa curta. Sulla palla c'è Maldini. Agdoren ancora. Molto abile, molto veloce, molto scattante questo giocatore. Ancora Agdoren che si libera, prova il cross. Palla lunghissima, arriva Boffin dalla parte opposta. Ancora un cross. Zetterberg, lo stop e l'intervento provvidenziale di Baresi. Ancora Zetterberg. C'è uno scontro tra Zetterberg e Baresi. Baresi che ha invitato l'arbitro ad estrarre il cartellino e poi c'è una conclusione di Wallen deviata. Azione caotica, calcio d'angolo numero 4 e la regia probabilmente ci farà rivedere quanto è accaduto poco fa in questa situazione d'attacco dell'Anderlecht. Ma si è visto poi prima Baresi che si è lamentato perché Zetterberg ha cercato il calcio di rigore, si è buttato giù senza che nessuno lo toccasse. Si è vista la protesta vibrante di Baresi, che aveva a pochi secondi prima era intervenuto in modo splendido, secondo comunque me. Non ci sono state proteste da parte dell'Anderlecht. Zetterberg che va a battere, colpo di testa poi di costa curta. Papin, un pallonetto ancora di Wallem e scatta la trappola del fuorigioco rossonero. Calcio di punizione con Sebastiano Rossi che lascia a Baresi il compito della battuta. Comunque Bruno, anche nel primo tempo sì, si è vista qualche folata buona di Laudrup su questa fascia, che ha preso l'iniziativa, a me è piaciuto personalmente, ma sulla fascia sinistra Orlando non si è mai reso pericoloso, non è mai andato sul fondo e ha un po' subito Crasson. Versavel, questa volta è il Milan che prova ad andare a pressare gli avversari nella loro linea difensiva. Versavel ha guadagnato comunque una rimessa in gioco con le mani che sta per eseguire quando siamo al terzo minuto e 25 secondi. Un rimpallo, una deviazione di Simone, la palla che finisce ancora in fallo laterale. Ancora Bruno Versavel, che è la 14ª presenza nelle coppe europee, e la palla che continua ad uscire qui sotto la nostra postazione. Prova ad agitarsi un pochino in panchina, ma lo fa abbastanza tranquillamente l'allenatore Johnny Boskamp. Baresi, come dicevamo all'inizio, gioca con questa protezione sulla fronte. Maldini dalla sinistra, ancora Maldini, poi uno scambio, Zetterberg che è ricevuto da Bosman, ancora Zetterberg, la sua accelerazione, posizione di fuori gioco di Agdoren. Tardo il passaggio di Zetterberg, ma comunque il Milan che si è ben disposto tatticamente con la sua linea difensiva. Donadoni ha cercato Simone, è stato attaccato al momento del tiro o perlomeno del passaggio, ma ancora Donadoni che va al recupero della palla sulla sinistra per Orlando. Posizione regolare per Simone, c'è il cross e poi l'intervento di Versavel, in ritardo i giocatori del Milan, ora in anticipo con Panucci, Albertini. E il cross è praticamente telefonato per Albert, che sbaglia l'appoggio, colpisce l'arbitro. Papin, Orlando, tentativo completamente sbagliato di Orlando, che voleva servire sulla destra Panucci. Ci sono le scuse di Orlando e per noi qualche secondo di pausa. Cinque minuti, 15 secondi, 0-0 tra Anderlecht e Milan. La battuta di De Wild. L'intervento di Wallem, Crasson, Agdoren, Maldini. Recupero rossonero con Maldini. Verticalizzazione su Simone, l'ottima finta. Papin,
Papin ha le prese con De Wolf, completamente solo, è un duello uno contro uno e non ce la fa Papin, attendeva collaborazione, una tardiva collaborazione di Simone. Ma lì doveva puntare De Wolf, doveva cercare almeno di fargli commettere il fallo, è stato bravo De Wolf però a portarlo al centro e dando la possibilità agli altri di recuperare, però lì doveva rischiare qualcosina in più, andare sulla fascia e cercare il dribbling. Si riparte con una rimessa in gioco con le mani per il Milan. È Maldini che sta per effettuarla. Arriva Simone, inseguito da Albert. Il Milan che prova a destreggiarsi negli spazi angusti, molto stretti, hanno la meglio i giocatori belgi. Agdoren, Crasson tenta l'affondo. Comunque il pallone viene guadagnato e controllato senza problemi da Maldini, che alleggerisce verso il portiere Sebastiano Rossi. Dicevo all'inizio che nell'Anderlecht ci sono delle assenze importanti, parlavamo di De Greis, di Niles che è infortunato e squalificato, di Preco nel Milan, ricordiamolo, mancano per differenti motivi, Tassotti, Boban, Ragno, Lentini e Van Basten, tutti questi infortunati, quindi Savicevic, Raducioio e Desailly. Palla che è ancora finita in fallo laterale. Manca una squadra praticamente il Milan, se all'Anderlecht manca De Greis e Niles. Sono otto giocatori. Manca praticamente una squadra. Assenti. La rimessa in gioco di Versabel. Ancora verso il portiere De Wilde. Il rilancio del portiere De Wilde. Versabel, attaccato da Laudrup, ne infastidisce l'azione. La palla finisce in palo laterale. Rimessa in gioco che viene accordata al Milan. Panucci, autore di due gol in campionato nelle ultime due giornate, ricordiamo, contro l'Inter e contro il Napoli. De Wolf, fiondata cercando Bosman, lotta caparbiamente Laudrup, poi è preciso Albertini nel servizio su Papin, non altrettanto Papin nel passaggio di ritorno, poi Boffin che prova ad andarsene, ma è Costa Curta che chiude la strada al velocissimo numero 11 dell'Anderlecht. Sebastiano Rossi è stato bravo in questo caso ed esperto, Panucci che ha fatto una piccola ostruzione, l'ha sbilanciato, non gli ha dato la possibilità di arrivare sul pallone. Prova il Milan con una triangolazione tutta di prima, palla forse irraggiungibile per Laudrup, ben controllato da De Wolf, applausi per lui. Versabel, Albert, intervento buono, poi Albertini vince il tackle, è in posizione irregolare Panucci, posizione di enorme fuorigioco, e si ripartirà con un calcio di rinvio per l'Anderlecht. Per quanto riguarda la situazione dell'Anderlecht con le squadre italiane, ha disputato 7 doppie sfide, quelle classiche di Coppa Campioni o nelle varie coppe europee, vincendo 5 volte, 2 volte venendo eliminato. A queste vanno aggiunte le 3 partite con la Sampdoria, quella di finale della Coppa delle Coppe nel 90 vinta dalla Sampdoria, e quindi le 2 partite di quel girone finale di Coppa dei Campioni, che ancora non si chiamava Champions League, nel 91-92, che hanno visto qui un successo dell'Anderlecht per 3-2 e poi un successo della Sampdoria a Genova per 2-0. Questo è il bilancio generale delle sfide dei Biancomalva con le formazioni italiane. Panucci che cercava Simone, rintracciato da Albertini, ancora Simone in posizione buona e c'è stata la parata, l'azione continua ancora, Simone. E poi la parata di De Wilde, grandissima occasione per il Milan quando scoccava il nono minuto, il Milan che è andato vicino al gol numero 300 nelle coppe europee. Rivediamo, bravissimo a liberarsi e ha guardato un attimo il portiere, poi ha abbassato la testa, ha tirato forte. De Wilde è stato bravo a rimanere in piedi e bravo soprattutto a respingere, perché il tiro era in diagonale forte, niente da fare, direi che tutti e due hanno fatto la loro parte. Avete visto ancora una breve fugace inquadratura di Simone, sua dunque la palla gol più ghiotta capitata ad una delle due squadre finora, mentre vediamo Panucci che va a lottare caparbiamente con un tackle scivolato e il tecnico Boskamp che dà delle nuove istruzioni. Panucci, intervento rovinoso ai danni di Versabel, calcio di punizione per i Biancomalva. Sì, anche perché non mi sembrano così pimpanti come nella partenza del primo tempo.
Adesso il Milan che ha preso l'iniziativa e si è visto anche da questa occasione, ma sta giocando di più il pallone, non buttando via e cercando più scambi stretti, perciò li sta mettendo in difficoltà. Crasson sulla destra ancora per Agdoren, ha provato a saltare Maldini, ancora Agdoren, l'intervento poi di Orlando, un cross di Crasson. Bosman non riesce ad intervenire sul pallone, palla che scorre oltre la linea di fondo, qualche istante di pausa per noi. Si riparte con il calcio d'angolo numero 5, mentre avete visto un'inquadratura di spalle per Johnny Boskan, anzi Bosman, vincitore, dicevo, della Coppa delle Coppe nell'87 con l'Ajax. Alla messa fuori da Maldini dopo un primo colpo di testa di Albertini, buttata là in qualche modo da De Wolf, arriva dalla retrovie Baresi, ha cercato l'1-2 Papin con Simone, retropassaggio per De Wilde, De Wolf per Savel, scambia bene con Boffin, il Milan è costretto all'inseguimento per riguadagnare le posizioni, Zetterberg per Savel ancora. Attacco dell'Anderlecht, Versavel cerca spazio sulla sinistra, prova il cross, ribattuto, ancora Versavel, attaccato da quattro avversari, si destreggia, cerca lo spazio per il cross, arriva Wallem, c'è un tiro cross, attenzione, traversa, poi una conclusione di Agdor nella parata di Rossi, tutto questo al 12° minuto, traversa di Wallem, poi la conclusione di Agdor nella parata di Sebastiano Rossi quando siamo al 12° minuto. Ecco, rivediamo, si vede, secondo me qui voleva crossare perché non guarda assolutamente e trova il secondo palo, per fortuna che prende la traversa, poi bravo Rossi a rialzarsi e a chiudere sul primo palo la conclusione di Agdor. Calcio d'angolo numero 6, dunque l'Anderlecht ha risposto alla conclusione di Simone, attenzione che c'è una mischia furibonda, la respinta di Orlando, ancora Agdoren, supera un paio di avversari, il tiro e ancora calcio d'angolo. Il Milan che viene messo alle corde in questo momento dall'Anderlecht dopo che aveva tentato il gol con Simone. È il sesto calcio d'angolo, ancora Agdoren che si sta mettendo in luce, aveva debuttato ad Helsinki in Coppa dei Campioni contro l'EGJF ed ora si sta riproponendo. De Wolf, anzi Ruiz anticipato. Ancora Agdoren all'inseguimento della palla e prova ad infastidire l'azione di un avversario. Non ha bisogno comunque di fare più di tanto perché la palla è scivolata in fallo laterale. Beh, stiamo assistendo a una bella partita in questa ripresa, ci sono molte occasioni, si sta giocando meglio che nel primo tempo, le squadre stanno cercando la vittoria con più insistenza. E noi ci fermiamo per 7 secondi. È ripreso il gioco con Simone che infastidisce l'azione di Riches. La rimessa con le mani viene assegnata in un primo tempo all'Anderlecht dal collaboratore dell'arbitro Ciuk, poi lo stesso Vadim Ciuk la assegna al Milan. Maldini, retropassaggio per Sebastiano Rossi. Una partita ovviamente che sta scaldando, surriscaldando gli animi sugli spalti. Tutti quanti ne hanno un pochino bisogno visto la situazione polare in cui si gioca questa partita. Zetterberg, anticipato da Costa Curta, Bosman, Wallem, Baresi, stupendo l'intervento ai danni di Zetterberg, ancora Baresi, Donadoni, c'è l'inserimento dalla sinistra di Orlando, ancora Orlando, c'è il cross, arriva Simone, clamorosa palla gol mancata da Simone, forse infastidito dall'uscita del portiere, questo al 14° e 20 secondi, ancora Simone vicinissimo al gol. Sì, bellissima l'azione, stavolta come dicevamo prima l'inserimento bello sulla faccia sinistra, si vede il cross di Orlando e ha fatto passare la palla troppo e non è riuscito a colpirla di piatto, cioè, sicuramente infastidito dall'uscita di De Wilde. Comunque si vede Bruno, che il Milan ha creato due grosse palle in questo secondo, palle gol in questo secondo tempo, perciò sta costruendo e sta giocando direi molto bene. Dunque una partita che è sicuramente cresciuta in questa ripresa. Nel primo tempo c'era stato molto Anderlecht, in questo secondo tempo c'è Anderlecht e c'è anche Milan, prima una partita che promette sicuramente molto di buono nell'ultima mezz'ora che vivremo tutti quanti assieme. Siamo all'ora esatta di gioco, esattamente al quarto d'ora della ripresa, è sempre 0-0. Una fiondata lunga cercando Papin che cade a terra, Simone doma bene il pallone, lo contrasta Zetterberg, ancora Zetterberg, Crasson,
Ancora Crasson, il dribbling su Donadoni, termina a terra Crasson. Vedete le mani giunte di Donadoni, forse a voler spiegare di non aver toccato l'avversario. Comunque l'intervento dell'arbitro Ciuc. Sì, non dimentichiamoci che Donadoni è stato già ammonito. Rivediamolo comunque. Eh sì. Dribbla sull'interno, è stato costretto a far fallo per non farlo andare verso la porta. Vedete che ha colpito proprio la punta del piede sinistro di Crasson e calcio di punizione già battuto da Wallem. Prova a staccare Bosman, mette fuori Albertini. Laudrup, in fuga Papin. Ecco Papin che ha superato di slancio Versavel, ora lo affronta De Wolf. Ancora Papin, cerca di rubare il tempo e lo spazio, c'è il cross e l'uscita di De Wild. Dunque un ottimo contropiede del Milan, e anticipato Simone, anche perché il passaggio di Papin sicuramente era troppo debole. Certo, quello che doveva fare prima quando era uno contro uno l'ha fatto stavolta, che anzi aveva De Wolf davanti e un altro difensore che stava recuperando. Ha messo la palla in mezzo forse senza vedere che stava arrivando Simone, ma era molto difficile, era stato chiuso molto bene. Philippe Albert, Wallem, prova ad attaccarlo Donadoni, poi De Wolf, Zetterberg, sulla destra per Crasson, finta, Wallem, ancora Wallem in dribbling, detta il passaggio a Agdoren, e forse abbiamo qualche dubbio sulla decisione dei guardalinee. Direi proprio di sì, perché ci sembrava che fosse partita in posizione regolare. Però ecco qui ancora inquadrato Philippe Agdoren, il giocatore prelevato dall'Hommel all'inizio di questa stagione. È una nuova rivelazione nell'Anderlecht. Un giocatore che sicuramente contro Maldini beneficia anche della situazione del terreno, perché girandosi di scatto laddove non è poi possibile provare una reazione diventa più facile per l'attaccante. Sicuramente quello che dicevamo prima, quando trovi un avversario su questo campo che ti punta e ti fa girare, che può andare via a destra e a sinistra, sei in grossa difficoltà anche se ti chiami Maldini. Calcio di punizione che vedremo tra qualche istante. Si riparte con un calcio di punizione quando siamo al 17esimo e 45 secondi. Sempre 0-0 tra Anderlecht e Milan. È Albertini l'incaricato di questo tiro piazzato quando scocca il 18esimo minuto. Ancora Albertini. Palla lunga cercando la testa di Maldini, la deviazione, ma la comoda parata del portiere De Wild. Sì, anche perché non ha cercato il tiro in porta, ma ha cercato di appoggiarlo, schema provato benissimo, perché Maldini si è allargato sulla fascia, ha dato l'opportunità di essere pescato, ha cercato ovviamente di appoggiare la palla per un attaccante, non c'è riuscito, aveva poca forza la palla. Johnny Bosman, lo scambio con Zetterberg. Ancora Zetterberg sulla sinistra per Boffin, che aveva subito messo in mezzo per Versavel, poi Laudrup, il buon dribbling, il tentativo di verticalizzazione, Simone che aveva intuito le intenzioni di Riches e la palla che finisce in fallo laterale. Un Milan sicuramente più vivace di quello che si è visto nel primo tempo, un Milan che ha voglia di fare qualcosa di buono. Vediamo Costa Curta, scambia con Panucci, ancora Panucci e ancora Costa Curta. L'avanzata dello stopper rossonero, l'apertura sulla destra per Panucci che finisce in posizione di fuorigioco. C'è qualche timida protesta da parte del ventenne difensore rossonero, mentre vedete che Daniele Massaro si sta scaldando, ne ha proprio bisogno a bordo campo. Daniele Massaro, che aveva giocato in questo stadio nell'84-85 con la Fiorentina, aveva rimediato una sonora sconfitta, un 6-2 Anderlecht Fiorentina. Interviene ancora l'arbitro, fallo di mano. E per noi qualche istante di pubblicità. È ripreso il gioco con il calcio di punizione già battuto dal Milan, con Baresi in possesso di palla. Donadoni, Orlando, e c'è un malinteso. C'è un malinteso tra Donadoni e Maldini, Donadoni probabilmente si aspettava l'affondo di Maldini, ciò non è avvenuto e la palla è scivolata lentamente oltre la linea di fondo. Sempre parità, 0-0, scocca il 20esimo minuto. De Wild che ha dato a Crasson. Ancora Crasson.
Bosman e sale l'incitamento da parte dei tifosi rossoneri. Ancora Bosman cerca di mantenere in gioco la palla, non ce la fa Johnny Bosman, che, come ho detto praticamente in avvio di telecronaca, è uno dei cinque giocatori dell'Anderlecht che avevano fatto parte della squadra del Malin, che nel 1990 aveva pareggiato sempre qui a Bruxelles, non in questo stadio, 0-0 con il Milan. Gli altri, oltre a Bosman, erano Emmers, che questa sera è in panchina, reduce da un infortunio, quindi l'olandese Ruches, Albert, Versavel e Bosman, appunto, come ho detto. Intervento di Maldini, che è andato ad infastidire l'azione di Akdoren, e c'è una rimessa in gioco con le mani affidata a Crasson. 10 giocatori del Milan nei pressi dell'area di rigore di Sebastiano Rossi. Crasson, la rimessa è lunga, lo stacco tentato da Bosman, ancora Crasson e la palla che finisce ancora in out. Si ripropone il tema di qualche secondo fa con lo stesso Bertrand Crasson. Difatti stanno cercando la testa di Bosman per la deviazione, per un inserimento di Zetterberg e di Boffin. Non c'è riuscito in questo caso, ma lo schema era quello. C'è un tentativo ribattuto, poi Simone, parte il Milan in contropiede, 3 contro 1, vediamo se Papin vede Orlando che sta cercando di avvicinarsi alla porta dell'avversario, il tiro di Orlando, la deviazione, la palla che finisce fuori, e per il Milan un'altra comoda palla gol, sbagliata con la conclusione in diagonale di Orlando al 22esimo minuto. Si rivede, ha dato al momento giusto la palla Papin a Orlando, che doveva centrarsi di più, invece è rimasto largo, ha cercato il tiro, sicuramente che ce l'ha potente, ma da quella posizione era difficile poi trovare la porta. C'è da dire che Orlando ha leggermente rallentato prima del tiro, forse temendosi inseguito, ha voluto preparare bene il tiro e ha provato questa angolazione che non gli è riuscita. Comunque ancora una palla gol per il Milan al 22esimo minuto. Ora vediamo se ci sarà come prima la replica dell'Anderlecht. Boffin, ancora Boffin, il tentativo di rovesciata sulla palla Zetterberg, ancora Zetterberg, probabilmente Bosman era finito in offside, comunque l'arbitro fa segno di proseguire con il Milan, ora che tenta l'avanzata interrotta da Albert, ancora Filippo Albert scambia con Bosman, il tiro dalla distanza, Wallem in posizione irregolare, Boffin, eccolo qui inquadrato, Danny Speedy Boffin, 14 presenze in nazionale per lui, aveva giocato nel Liegi prima di approdare all'Anderlecht, aveva sfidato anche la Juventus in Coppa UEFA. Comunque anche in questa azione Albert ha fatto vedere che non è solo un ottimo centrale, ma è bravissimo con quel sinistro quando viene avanti a scambiare, a cercare la profondità e il passaggio per i suoi compagni, perciò ha dimostrato ancora una volta il suo valore. In azione Laudrup, Simone, Papin prepara il tiro, palo, arriva Laudrup, il tiro e la palla è fuori, ancora clamorosamente, 23 minuti e 31, un palo di Papin, poi la conclusione di Laudrup e la palla che è finita fuori quando ormai pensavamo si trattasse di gol sicuro. Rivediamo. Bellissimo il tiro di Papin, Laudrup va incontro, fa la cosa giusta perché allarga un po' troppo, però ha fatto la cosa giusta tirando di piatto. Adesso il Milan meriterebbe sicuramente il gol, perché anche se l'Anderlecht nel primo tempo ha giocato meglio, ma aveva creato sicuramente molto meno di quello che ha creato il Milan in questo secondo tempo. Tre palle gol nitidissime. La palla è fuori, qualche istante di pausa per noi. È ripreso il gioco con il Milan in possesso di palla, con capitano Baresi, quindi Costa Curta, 25 minuti scarsi, un secondo tempo che comunque ci ha regalato numerosissime emozioni, tutte quelle che ci erano state negate nella prima frazione di gara. Simone ha tentato il dribbling su Albert, ha guadagnato un calcio di punizione, eccolo qui Philippe Albert, dicevo prima sta giocando grazie all'ausilio di un'infiltrazione a problemi al tendine d'Achille. Dicevo un secondo tempo ricco di emozioni, la palla gol di Simone al nono, la traversa di Wallem e poi la conclusione di Akdoren parata da Rossi, la conclusione ancora di Simone sul cross di Orlando dalla sinistra, il diagonale di Orlando ed ora il palo di Papin e la conclusione fuori di Brian Laudrup. Orlando prova la botta dalla distanza, ha colpito sul volto De Wolf, eccolo qui Alessandro Orlando, sta per diventare, anzi è già un piccolo veterano della Coppa dei Campioni, complessivamente 9 presenze, questa è la decima, 5 con la Sampdoria e 5 con il Milan.
C'è tentativo di Donadoni, una deviazione, calcio d'angolo, siamo 7-3 per il computo dei tiri dalla bandierina. Sempre bravo Donadoni in spazi stretti, in questo caso non aveva altro da fare, ha cercato di mettere la palla al centro e ha trovato un preziosissimo calcio d'angolo. Sono scatenati i tifosi del Milan che sono appostati proprio dietro la porta di De Wilde in questo secondo tempo. 25 minuti, 40 secondi, va a battere Donadoni. C'è un colpo di testa di Versavel e c'è un intervento dell'arbitro che presumibilmente ha punito una scorrettezza di Papin. Eccolo qui inquadrato, direttore di gara, alla sua 25esima direzione una partita di Coppa Europea. Come sempre Papin si era appostato vicino a De Wilde per non dargli l'opportunità di uscire, per infastidirlo, visto che è bravo nelle uscite, soprattutto è molto alto, e ha fischiato fallo giustamente l'arbitro. De Wolf. E il Milan, vedete, questa volta in questo secondo tempo, anzi sempre in anticipo sulla palla, Simone, intervento di De Wolf, poi Zetterberg, Wallem, e ancora il Milan al recupero della palla con Papin. C'è un lancio lungo a superare la linea del fuorigioco, arriva Laudrup che attende rinforzi, ancora Laudrup, la palla è per Simone, c'è stata una deviazione opportuna per l'Anderlecht da parte di De Wolf, ancora il Milan con Panucci, poi Albert. Dunque la partita è molto bella in questo secondo tempo, molto veloce, molto intensa. Zetterberg, Crasson, Agdoren e poi Baresi che va a chiudere, viene anche colpito da Agdoren e l'arbitro interviene ed assegna un calcio di punizione a favore del Milan. Comunque c'è da dire che è da elogiare la prova di questo giovane numero 9 dell'Anderlecht. Eh sì, ha giocato molto bene sulla fascia destra, si è proposto molte volte, non ha avuto paura assolutamente di sbagliare. Mi sembra che in questo secondo tempo siano più reattivi i giocatori del Milan anche a centrocampo, una palla vagante è sempre preda dei giocatori del Milan, perciò direi che adesso sta giocando molto bene. In questo secondo tempo ha preso in mano le redini del gioco e non lo sta lasciando, speriamo che possa continuare fino alla fine. Ancora un lancio lungo di Panucci cercando Laudrup, trovando invece Versavel, ancora Versavel, si impappina Bosman, inciampa nel pallone, triangola. Azione suicida questa del Milan a centrocampo. Zetterberg, Boffin, prova l'affondo Boffin, velocissimo, lo insegue Panucci, ancora Boffin, lo slalom di Boffin, il cross, arriva Wallem, il suo stop a seguire gli permette di superare l'ultima barriera del Milan, non ovviamente il portiere in uscita, mentre vedete Wallem che rientra, Joan Wallem. Pure lui il reduce di un infortunio negli ultimi tempi, è rientrato in squadra da 15 giorni. Ancora Agdoren. Centralmente libero nuovamente Wallem. Scambia con Versavel. Boffin. Ancora Boffin, libero nuovamente Wallem. Vede che si gioca su ritmi molto alti, bisogna far viaggiare la palla di gran carriera per evitare il pressing dall'uno o dall'altra parte. Eh sì, la cosa che faceva l'Anderlecht nel primo tempo lo sta facendo benissimo il Milan, non lasciando spazio ai giocatori in possesso di palla. Buono lo spunto di Zetterberg, Bosman sulla destra per Crasson. Ancora Crasson tenta il dribbling su Orlando, scambia con Zetterberg. Si inserisce Bosman, recupera Maldini. Palla buona per Simone di prima, ancora i giocatori dell'Under in anticipo arrivano sulla palla, Papin commette fallo, il giocatore maglia numero 2 Bertrand Crasson, vedete le scuse di Jean-Pierre Papin, che forse sognava di eguagliare in questa partita i 35 gol di Johan Cruyff e José Altafine nelle coppe europee, è ancora fermo al palo dei 34 gol. Ma comunque non è detta l'ultima parola, manca ancora un quarto d'ora al termine e il Milan effettua una sostituzione. Esce Marco Simone, la staffetta è con Daniele Massaro, del quale vi abbiamo detto poco fa i precedenti in questo terreno di gioco dell'Anderlecht. Eccolo qui, Daniele Massaro che guadagna il centrocampo. Daniele Massaro, nato il 23 maggio del 61, ha al suo attivo anche 6 presenze in Nazionale A. Prova a staccare Panucci, Laudrup che mette fuori, è proprio Massaro che prova ad andare all'inseguimento della palla quando manca un quarto d'ora esatto al termine, sempre 0-0 tra Anderlecht e Milan.
Massaro ha recuperato il pallone, parte Papin, la palla è buona, se ne va Papin, lo insegue Ricis, ancora Papin, prova l'accelerazione, entra in area, ancora Papin, si è liberato il tiro e non è riuscito a calciare dopo aver superato il giocatore che interveniva. Ancora una clamorosa palla gol quando siamo al 30° e 25 secondi. Secondo me tutto fatto molto bene, ma secondo me si vede in queste immagini che pensa che Ricis gli sia vicino, invece ormai l'aveva lasciato. Eccolo, che è davanti alla porta, Ricis ormai è fuori tempo e lui calcia troppo precipitosamente pensando che possa intervenire ancora, peccato. Un grandissimo spunto di Jean-Pierre Papin che non è riuscito proprio a colpire la palla, l'ha soltanto accarezzata quando eravamo al 30° e 25 secondi. Comunque è una ripresa che ci ha regalato numerosissime situazioni da gol, una dell'under, anche se doppia, attraverso conclusione di Agdoren, e ben 6 situazioni per il Milan. Panucci, ancora Panucci, prova il tiro cross e la palla scivola lentamente oltre la linea di fondo, ma ancora un Milan che sta mettendo il piede sull'acceleratore, sta creando numerosi problemi alla difesa dell'under. Come si vede in questa azione, Panucci tira in diagonale, è stato intelligentissimo secondo me De Wilde a non intervenire, che ha visto la palla che stava andando fuori anche se si stava avvicinando Massaro sulla fascia, perciò con un suo intervento avrebbe potuto mettere in condizione Massaro di intervenire e mettere dentro la palla. Per Savel, Panucci ancora, De Wolf in anticipo su Massaro, ancora De Wolf, un'azione difensiva che è frutto di grande esperienza. Avete sentito l'urlo di Albertini, probabilmente ha rimediato una botta molto dolorosa. Il gioco è fermo, ci fermiamo pure noi per qualche secondo. Sempre a terra Demetrio Albertini che viene, ecco, rivediamo ancora l'episodio incriminato. Sì, il ritardo nettamente, ha ragione di lamentarsi Albertini, questo è minimo d'ammonizione. Wallem forse per ripararsi, non vedendo il pallone dove sarebbe finito, allunga la gamba ma fa un fallo pericoloso su Albertini. Avete visto una fugace inquadratura, un primo piano di Joan Wallem, 21 anni, da 7 anni all'under, mentre Demetrio Albertini è sempre a terra, viene soccorso dal massaggiatore, dal medico sociale del Milan, dottor Monti, si rialza, si è trattato di una botta, avete visto proprio un intervento a gamba tesa sulla tibia del giocatore, e visto che il gioco ancora non riprende ci fermiamo ancora per qualche istante. Si riparte con il calcio di punizione per il Milan, battuto da Donadoni con la collaborazione di Panucci, la palla che sfila laddove c'è Baresi. Ora il Milan che gioca nella metà campo dell'Anderlecht, Donadoni. Il colpo di testa di Agdoren, l'intervento di Walemma, palla praticamente buttata via. Massaro, ancora Massaro, ha tentato lo slalom. Ora sono sicuramente più vispi i giocatori del Milan rispetto a quelli dell'Anderlecht. Costa Curta, arriva Boffin, scambia con Bosman, Baresi. Non è la sua partita, è Bosman, messo lì a 50 metri dalla porta, non può giocare come meglio crede, soprattutto essendo forte di testa, messo in quella posizione fa fatica. Zetterberg ha tentato di trovare Wallem, ha trovato invece una maglia rossonera. Albertini, un po' a fatica, riesce a gestire il possesso di palla servendo Baresi, da questi a Costa Curta e poi a Panucci. 34 minuti, 0-0. Papin tarda l'intervento, dall'opportunità ad Albert di iniziare l'azione per la sua squadra. Ancora Albert, Wallem e Boffin, c'è malinteso e Panucci che interviene. Un errore di Panucci e poi rimedia Costa Curta. Quarto corner, anzi ottavo corner per l'Anderlecht contro i 3 battuti fino a questo momento dai rossoneri. E ancora Por Zetterberg, mentre vedete Boffin, Por Zetterberg che si appresta a battere. Eccolo qui, lo svedesino, 6 presenze in nazionale, dicevo all'inizio, è uno degli assimilati, l'altro è Musonda. La palla ballonzola, avete visto all'interno dell'area di rigore, poi è stata messa fuori, allontanata da Massaro. Laudrup, mentre prova a dettare il passaggio Papin, c'è il provvidenziale intervento di Boffin, sempre su ritmi molto alti, molto veloci. Panucci, palle per Baresi,
10 minuti al termine, sempre parità. Donadoni, Maldini. Milan cresciuto notevolmente in questo secondo tempo, lo vedete riversato nella metà campo avversaria. Ancora Baresi. Nessuno che faccia movimento senza palla, l'ha fatto Massaro, che poi non è riuscito a far proseguire l'azione. Agdoren, l'intervento di Donadoni, ancora Donadoni, calcia la palla in qualche modo, era una situazione di precario equilibrio, palla fuori, calcio di punizione, qualche secondo di pausa ancora per noi. I minuti di gara sono 36 nel secondo tempo, il risultato è sempre di 0-0, mentre vedete Mark Emmers, uno dei grandi assenti dell'Anderlecht, è rientrato sabato in campionato giocando soltanto gli ultimi 5 minuti. Donadoni cerca Laudrup, ecco Laudrup, le prese con Der Savel, dribbling a rientrare, Panucci, Laudrup, Panucci, Laudrup. E poi vedete tocca involontariamente la palla, permettendo così l'intervento difensivo di Albert. Aveva cercato di prendere in tempo la difesa, di togliere il tempo la difesa dell'Anderlecht, non c'è riuscito, anche per vedere il movimento di Messaro che l'aveva fatto, ma dopo ci ha spiccato sulla palla. Orlando, si è liberato bene di Agdoren, ancora Orlando. Maldini, resta da stabilire se è la forza del Milan che schiaccia l'Anderlecht o è l'Anderlecht che, dopo aver subito diversi contropiedi, ha preferito arretrare il proprio baricentro del gioco. Ma adesso sicuramente l'Anderlecht sembra che si possa accontentare anche di questo pareggio, cosa che il Milan per mentalità non fa mai, anche se mancano solo 7 minuti o 8 minuti alla fine. Adesso sta cercando insistentemente la vittoria e pressa l'avversario. Laudrup, ancora Laudrup, l'intervento di Versavel, c'è forse la spallata del danesino del Milan. L'arbitro vede tutto, assegna il calcio di punizione, noi ancora ci fermiamo per qualche istante. anzi 37:40 per l'esattezza. Di gioco effettivo, perlomeno secondi 45 canonici. Mancano 7 minuti e 20, ovviamente ci sarà qualcosa da recuperare da parte del direttore di gara. Partita sempre comunque vibrante, incerta, intensa, con Zetterberg in azione. Lo fronteggia Baresi, ancora Zetterberg. Agdoren, Beowulf. Situazione tattica ora capovolta con l'Anderlecht nella metà campo del Milan. Intervento di Costa Curta. Panucci alle prese con Boffin. La rimessa in gioco viene assegnata ai Bianco Malva. Ha scambiato Boffin con Versavel. Buono il primo dribbling, poi uno svarrione di Panucci, Versavel ancora, e Papin che prova ad arrivare sulla palla, riesce a toccarla. Laudrup per Massaro, poi Massaro che cerca Papin, ecco ancora Papin, evita Crasson, non c'è collaborazione e non ce la fa ovviamente a superare il rientrante Zetterberg, che vedete in azione in questo momento. Sulla destra ora è Agdoren, ecco in azione, le prese con Baresi, ancora Baresi che prova a contrastarne l'azione, sempre Agdoren, e Baresi con un pizzico di fortuna è riuscito comunque ad interrompere l'azione avversaria, e poi c'è stato l'intervento falloso di Alessandro Orlando, cavallerescamente c'è la stretta di mano con Crasson. E lì poteva al limite aspettare un attimo prima di intervenire, perché Crasson era sulla linea, perciò gli bastava toccare la palla per far commettere il fallo a Orlando. Ecco Wallem, mette fuori Donadoni, riprende Agdoren, ancora Agdoren, il tiro, si butta a terra Sebastiano Rossi per andare a bloccare senza problemi questa conclusione di Filippo Agdoren, una conclusione che rivediamo, vedete da questa angolazione dietro la porta il tuffo di Rossi, inquadratura di Agdoren, ed ora Versavel che prova ad inserirsi, duello con Baresi, in anticipo Baresi, e ancora una volta vedete la grande calma di Franco Baresi, che si limita a fare quello che è giusto fare in una partita di questo tipo,
su un terreno di questo tipo. Versavel, attaccato da Laudrup, l'arbitro assegna un calcio di punizione a favore della formazione dell'Anderlecht quando mancano 4 minuti e 40 secondi. È sempre parità 0-0 sulla palla, ancora Danny Speedy Boffin. Si agita in panchina Fabio Capello ed ora c'è l'incessante incoraggiamento da parte dei sostenitori dell'Anderlecht. Vedete da tergo le istruzioni abbastanza agitate di Boskamp. Albert, una doppia deviazione, attenzione che l'azione non è finita, c'è un intervento di Versavel e l'arbitro che assegna un calcio di punizione al Milan tra le proteste dei giocatori dell'Anderlecht. Abbiamo interpretato l'atteggiamento, il gesto dell'arbitro che sembra aver indovinato una spinta di un giocatore dell'Anderlecht nei confronti di quelli, sì, del Milan. Rivediamolo. Albert per Bosman, c'è Costa Curta che rinvia il pallone, si sta... c'è stato quasi un fallo di mano, mi è sembrato, di Donadoni, che ha toccato, forse spinto. Ecco la deviazione di Bosman, adesso verrà quella di Costa Curta, qui c'era fallo, forse ha fischiato qua, non so se ha fischiato qua in questa, però il fallo a gamba tesa su Costa Curta c'era sicuramente. Mi pare fossero due giocatori del Milan comunque lì. No, dopo sull'intervento prima c'è stato... Comunque una situazione abbastanza caotica che non è stata sicuramente chiarita da un solo replay. Hanno protestato moltissimo i giocatori dell'Anderlecht su quella... Hanno protestato anche quelli del Milan, per la verità. Proteste da ambo le parti, ci sono state le proteste forse per questo fallo di mano, forse la palla è stata sfiorata da Donadoni. L'arbitro comunque ha ravvisato una spinta, se non vado errato, di Crasson. I giocatori, e tu sei stato fino a qualche tempo fa uno di questi, amano definirli falli di confusione questi in area di rigore, quando non ci si capisce più nulla. Evidentemente l'arbitro ha optato per questa soluzione. Certo, come sempre succede in questi casi, viene avvantaggiato chi si sta difendendo, in questo caso era il Milan, però è stata abbastanza dubbia come decisione. Costa Curta, Baresi, Donadoni, 2 minuti e mezzo al termine, ancora Donadoni, è sempre 0-0, comunque un secondo tempo davvero molto intenso. Vediamo Costa Curta che riesce ad impedire l'azione a Boffin. Wallem, poi c'è il fallo di Massaro, il cosiddetto fallo tattico. Massaro ha impedito a Wallem di proseguire nella sua azione. È un secondo tempo che ha mostrato un Milan sicuramente più reattivo, un Milan che è andato più spesso vicino al gol, ma siccome la situazione da gol può venire dall'una o dall'altra parte, c'è una sorta di timore in queste battute finali e dalla parte e dall'altra, e la testimonianza più eloquente è proprio questo intervento di Massaro, che ha cercato di interrompere sul nascere quella che poteva essere un'azione pericolosa dell'Anderlecht. 43 minuti e 20 secondi, sempre 0-0. Philippe Albert, il capitano, una fiondata lunghissima cercando Akdoren, soluzione non, io si pensava che cercasse sul secondo come sempre Bosman, invece ha cercato questa soluzione larga per Akdoren, ma era improponibile una soluzione del genere. È abbastanza originale, mi è parsa come soluzione. E poi in quelle condizioni c'è schierata la formazione avversaria, perciò diventa difficile la sorpresa. In questo momento, non inquadrati dalla regia belga, si stanno scaldando a bordo campo i giocatori dell'Anderlecht. Evidentemente c'è forse il tentativo di voler effettuare una sostituzione per proteggere questo 0-0 da parte di Boskamp. Il Milan, ricordiamolo, nell'ultima edizione della Champions League aveva fatto 12 su 12 nel suo girone, 6 partite, 12 punti, aveva fatto l'en plein, ma poi sfortunatamente aveva perduto la finale di Monaco. Probabilmente il Milan si augura tutto sommato magari di non iniziare con una vittoria, sperando poi di rimandare la vittoria alla partita conclusiva del girone, girone alla finale, chiaramente. Donadoni, Panucci, ancora Panucci, il cross è lungo, l'uscita di De Wild. Applausi del pubblico, 44 minuti e 45 secondi, siamo agli sgoccioli di questa sfida. Un primo tempo giocato bene dall'Anderlecht, con il Milan che ci aveva capito sicuramente molto poco, un secondo tempo in cui il Milan ci ha capito davvero parecchio, e l'eloquente testimonianza sono le numerose palle gol collezionate dai rossoneri, ben 5 situazioni contro una soltanto, ma attraversa da lontano dei giocatori dell'Anderlecht. E in effetti
Assistiamo adesso alla sostituzione, quella di Alain Van Bakel al posto di Boffin. C'è una curiosità per questo Van Bakel: giocava nel Waregem quando la formazione belga eliminò il Milan dalla Coppa UEFA nel 1985, per cui per lui è un modo così di ritrovare dopo parecchi anni ancora l'avversario, l'interlocutore di quei tempi. De Wild ha sparato lungo, Orlando, Walemme, pallonetto che non supera Orlando, Maldini, il lancio su Albertini, De Wolf, la chiusura del libero, sempre 0-0, vedete un minuto in questo momento sopra il novantesimo. E l'arbitro in questo momento dice che è finita, noi ci risentiamo tra 7 secondi. Dunque una partita salvatore dai due volti, abbiamo detto un primo tempo in cui il Milan ci aveva capito poco, nel secondo tempo ci ha capito molto, ma la situazione non è cambiata, la situazione iniziale è sempre 0-0. Purtroppo sì, anche se è stato molto intenso, 45 minuti veramente molto belli da entrambe le parti, perché poi anche l'Under che non si è tirato indietro, sicuramente le azioni migliori le ha avute il Milan. Soddisfattissimo il pubblico che sta festeggiando questo 0-0 e anche gli stessi giocatori. Non pensavano sicuramente alla vigilia di portare via un punto al Milan, anche se giocavano in casa. Io penso che poi alla fine la corsa la possono fare. Il Werder Bremen non mi sembra all'altezza delle altre tre, ma Anderlecht e Porto e Milan per il primo e il secondo posto. Ecco, vedete la felicità dei giocatori dell'Anderlecht, questa felicità spiega un pochino l'andamento di questo secondo tempo. Proprio nelle interviste apparse sui quotidiani belgi in questa giornata si era letto che l'Anderlecht sperava di poter pareggiare con il Milan per iniziare bene, cioè senza una sconfitta questo gruppo B della Champions League. L'Anderlecht ce l'ha fatta, il Milan non è riuscito a vincere, ma tutto sommato forse è un segno premonitore positivo del destino. Lo scorso anno il Milan, come detto, aveva sempre vinto le partite di qualificazione e poi ha perso la gara finale. È iniziato con uno 0-0 questo cammino del Milan, mentre rivediamo, vedete la situazione, 4 tiri del Milan contro 5 dell'Anderlecht, i tiri in porta c'è evidentemente una imperfezione, sono 13 del Milan contro 7 dell'Anderlecht, 8-4 per i belgi, calci d'angolo, le punizioni 34-18 per il Milan, un Anderlecht molto falloso, Anderlecht è andato più spesso in fuorigioco e il possesso di palla è nettamente a favore comunque dei belgi. Ciò significa che il Milan ha preferito mantenere il possesso di palla nella seconda tempo per rilanciarsi in contropiede, mentre la palla è stata gestita più frequentemente dai giocatori belgi. Ma direi di sì, ha cercato più la profondità.